Pasqua blindata, rafforzati i controlli in tutta la Versilia fino a lunedì, sorvegliati speciali, le uscite autostradali, spiagge chiuse a Viareggio e a Forte dei Marmi. Supermercati chiusi, c'è chi dice no. A Pietrasanta e a Massarosa i sindaci non firmano lo stop pasquale per la grande distribuzione, aperti la mattina di Pasquetta. Per il sindaco Coluccini, in questo caso le ordinanze non servono. Appello alla cancelliera Enrico Pieri, presidente dei superstiti della strage di Sant'Anna, scrive insieme al sindaco Verona ad Angela Merkel, dica sì agli Eurobond, l'Europa nata stazzema morirà. 1 milione di euro per le fasce deboli è il contributo deliberato dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca per tutti i soggetti che lottano contro il Covid-19 sul territorio della provincia di Lucca. 8 nuove case popolari, ok, unanime del Consiglio Comunale, nuovi alloggi in località Bugneta, Pietrasanta. Si tratta di edilizia sovvenzionata, non succedeva dagli anni 70. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia. Dunque sarà un ponte pasquale blindato in Versilia con controlli serratissimi su tutto il territorio a partire dagli svincoli autostradali, spiagge che sono già deserte e vietate oltretutto a Viareggio ma anche a Forte dei Marmi, l'invito a rimanere a casa ma anche da parte del sindaco di Forte dei Marmi a mantenere cortesia per quelli che sono turisti che arrivano dal nord Italia e che potranno tornare una volta cessata l'emergenza. Ma sentiamo servizio. Il timore del governo è che nel ponte pasquale in molti tentino di raggiungere le seconde case e di seconde case in Versilia ce ne sono migliaia. Per questo il Viminale ha disposto controlli serratissimi in tutta Italia. Così si presenta la barriera di Peretola a Firenze sull'autostrada 11 in direzione mare, un dispiego impressionante di forze dell'ordine. Ma anche sulla costa le uscite autostradali sono presidiate da Polizia di Stato, Polizia Municipali, Carabinieri e Guardia di Finanza, controlli serratissimi ovunque. Mentre ogni anno la Versilia a Pasqua si spende per accogliere, quest'anno si moltiplicano i messaggi dei sindaci a non venire e a restare a casa. Con oggi c'è stato un ulteriore cambio di passo in previsione del fine settimana pasquale. Per cui io vi invito di nuovo, insisto, rimanete in casa. State in casa, abbiate rispetto per i deceduti, per coloro che sono malati, per le loro famiglie, ma abbiate rispetto anche per voi, per la vostra salute e per la salute di tutta la comunità. Se a Viareggio il sindaco da mercoledì ha chiuso spiagge, passeggiata, lungomare, Belvedere Puccini, da oggi anche Forte dei Marmi fa lo stesso. Il sindaco Bruno Murzi ha firmato l'ordinanza che vieta l'accesso a tutto l'arenile per Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta. Avremo quindi dei controlli strettissimi all'uscita dall'autostrada, sul viale a mare, sulla via provinciale e cercheremo di prendere chi si muove senza averne diritto. È un momento per stringere i denti, per purtroppo passare una festività non brillante quest'anno. Niente ai turisti, ma nessuna caccia all'untore, avverte Murzi, che invita ad essere determinati ma cortesi. Io non posso accettare che ci sia questo continuare a mettere l'allarmismo, è pieno di gente, ho visto di qua le case, i milanesi, non è così. Però noi dobbiamo ricordarci che questa è la gente con la quale abbiamo vissuto una vita, siamo stati assieme sempre e ci ha anche dato una mano. Quindi determinazione ma cortesia. E veniamo ai numeri aggiornati al bollettino odierno della Regione Toscana sui casi di coronavirus. Sono 175 nuovi positivi in Regione Toscana, a differenza delle 24 ore precedenti del bollettino della giornata di ieri, già analizzati dai laboratori toscani. 46 i nuovi decessi, un numero elevato ma precisa la Regione, 19 di questi 46 risalgono a giorni passati, dunque sono sommati. Resta stazionario il numero di nuovi casi positivi. Dunque ieri erano stati 173, oggi 175, siamo sulla stessa numero. Decrescono ancora i ricoveri ordinari, meno 27 rispetto a ieri, quando già si registrava un meno 28 rispetto al giorno precedente. Stabili quelli in terapia intensiva. I 46 decessi appunto di oggi vanno ad aggiungersi a 408 registrati fino a ieri. In totale in Toscana sono morte 454 persone per l'epidemia di coronavirus.
27 sono quelli delle ultime 24 ore, i 19 sono delle ore dei giorni precedenti. Venendo alla provincia di Lucca, sono 988 i casi totali di coronavirus, soltanto 9 in più di ieri, e secondo il conto della regione 4 nuovi decessi nel territorio provinciale lucchese. Ad oggi in Toscana il conto definitivo parla di 6.727 contagiati dall'inizio dell'emergenza, ma attualmente i positivi sono 5.822, tolti naturalmente i decessi e i guariti. Dicevamo, una Pasqua blindata in Versilia, complice anche le ordinanze che sono state firmate in 4 comuni che impongono lo stop alla grande e media distribuzione, ma non in tutti, perché a Pietrasanta e Massarosa si è scelto di non imporre lo stop ai supermercati. Sentiamo perché. Supermercati della Versilia chiusi a Pasqua e Pasquetta, sì o no? In questa fase emergenziale, con code interminabili, spesa online con consegna una settimana, scaffali che si svuotano in fretta e prodotti a volte difficili da trovare, si aggiunge ora la domanda fatidica sull'apertura o chiusura dei supermercati a Pasqua e Pasquetta. In Versilia l'ordinanza emessa dai vari comuni, con qualche eccezione come vedremo, è chiara e prevede la chiusura totale di negozi e dei punti vendita della grande distribuzione sia nella giornata di domenica Pasqua che lunedì di Pasquetta. Massarosa invece, come spiega il sindaco Alberto Coluccini, ha scelto la chiusura totale domenica e l'apertura dei suoi 2 supermercati per la sola mattinata di lunedì di Pasquetta. Abbiamo 3 centri di distribuzione, per Pasqua sono già tutti chiusi, quindi assolutamente non serve l'ordinanza, quanto la libera scelta imprenditoriale ha deciso che rimarranno chiusi. Per Pasquetta ci sono 2 supermercati che hanno deciso di fare il servizio solo la mattina, mi sembra un comportamento assolutamente corretto da parte di queste attività che vogliono dare un servizio essenziale. Non è vero, non posso crederci che sia una scusa per il giustificato motivo, perché se una scusa qualsiasi per giustificato motivo uno anche se la inventa, basta semplicemente dire mi fa male la testa, devo andare in farmacia, e non è certo andare a fare delle ordinanze parziali o così estemporanee che possa contribuire a risolvere invece una problematica importante e che va valutata attentamente. D'accordo con la scelta di Massarosa anche il sindaco di Pietrasanta Giovannetti. Chiusura totale dei punti vendita per Pasqua, ma aperti la mattina di lunedì. A rimarcare la volontà di tenere chiusi i negozi durante i 2 giorni festivi, Pasqua e il giorno dopo, oltre alle organizzazioni sindacali della Versilia, anche gli altri sindaci di Viareggio, Camaiore, Forte, Seravezza e Stazzema, che hanno chiesto di dare un po' di respiro ai dipendenti dei supermercati super impegnati in questo difficile momento. A proposito di supermercati, vi mostriamo una fila di ombrelloni con tanto di sedie registe per sedersi e riposarsi. Non siamo sulle spiagge della Versilia rigorosamente chiuse e deserte, bensì nel parcheggio di un noto supermercato di Forte dei Marmi, che ha pensato di installare i famosi ombrelloni da mare lungo la fila di persone che regolarmente ormai si forma per accedere al punto vendita. Una sorta di siesta per i clienti che restano a lungo in attesa sotto i primi sole della primavera. Un'iniziativa che ha destato molta curiosità, ma che in qualche modo con questa immagine mostra anche il segno dei nostri tempi, dove i supermercati sono in primissima linea durante l'emergenza Covid-19, anche con queste curiose iniziative. Ma veniamo al dibattito acceso a livello europeo sui bond, sugli eurobond o corona bond, se ne parla ormai da giorni. Nel mezzo delle discussioni nell'Eurogruppo arriva anche un messaggio dalle vittime della strage nazifascista di Sant'Anna, con una lettera da parte di Enrico Pieri, ma anche del sindaco di Stazzema, Enrico Pieri è il presidente dei martiri di Sant'Anna, destinata a Angela Merkel. Sentiamo. Senza la solidarietà di tutti, l'Europa sarà la prossima vittima del Covid. A scriverlo in una lettera indirizzata direttamente alla cancelliera tedesca Angela Merkel è stato Enrico Pieri, superstite dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema e presidente dell'Associazione Martiri. Lettera firmata insieme al sindaco Maurizio Verona, presidente del Parco Nazionale della Pace. Un messaggio diretto nel bel mezzo delle trattative dell'Eurogruppo affinché Frau Merkel, al pari di altri falchi europei, riveda la sua posizione sui cosiddetti Eurobond,
strumenti che permetterebbero l'emissione di titoli di debito tramite i quali tutti gli stati dell'UE sarebbero responsabili del debito in maniera congiunta, dando una spinta alla ripartenza di tutta l'Europa. Questo significherebbe che siamo veramente cittadini di un continente che è la nostra patria e sarebbe l'Europa. C'è la necessità che si facci tutti questo enorme sforzo, ma l'esempio dovrebbe venire proprio dai paesi più importanti come la Germania, più importanti da un punto di vista economico, nei confronti di chi oggi ha queste necessità, che una delle vittime del Covid-19 sia l'Europa e sarebbe una tragedia. Ci ripensi, cancelliera, ci ripensi e legga con attenzione anche la nostra lettera, invitandola a Sant'Anna di Stazzema a riflettere su ciò che è accaduto quando non c'era l'Europa e le nazioni erano divise. Milioni di fiori di piante in vaso sono invendute per il sistema dei fiori Viareggino. Il nazionale è il più grave colpo di tutta la sua storia. È l'ennesimo grido d'allarme che arriva da Coldiretti, racconta il dramma vissuto dalle imprese florovivaistiche versiliesi. Milioni di tulipani si calcola, ma anche ranuncoli, steli di fresi, ortensie, altre piante e fiori tipici della Versilia che vengono distrutte in questi giorni e nelle prossime settimane. Una manca economica ancora incalcolabile, ma si parla di decine di milioni di euro per le aziende a causa di questa emergenza sanitaria. A testimoniare questo enorme spreco di piante, oltre al danno economico, è stata questa diretta Facebook dell'ex presidente di Coldiretti, Cristiano Genovalli, titolare di una nota azienda florovivaistica di Viareggio, che al pari dei colleghi ha dovuto disfarsi di tutti questi fiori abbandonati nei campi a marcire in attesa di essere poi smaltiti. Un'immagine scioccante che racconta questo dramma economico di un intero distretto tra i più redditizi della Versilia, quello del florovivaismo. Con la cronaca adesso andiamo sulle colline di Camaiore per un incendio che si è sviluppato in località Pompeo, nella frazione di Nocchi, lo riferisce il comune di Camaiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, attivato anche la protezione civile regionale, l'elicottero della regione e sulla zona le squadre dell'antincendio boschivo. Non ci sono abitazioni nella zona, dunque non risultano coinvolte persone né case, come vedete da queste foto, da queste immagini. Le fiamme al momento interessano un'area appunto boschiva nei pressi della frazione di Nocchi sopra Camaiore. A Pietrasanta arrivano dopo moltissimi anni nuove case popolari, sentiamo. 8 nuovi alloggi popolari in via Bugneta, Pietrasanta, per altrettante famiglie. La regione toscana finanzierà con 1.300.000 euro tramite ERP la realizzazione di un nuovo complesso destinato all'edilizia sovvenzionata. Nell'ultima seduta in videoconferenza è arrivato il via libera del Consiglio Comunale con voto unanime al progetto che doterà la città di nuovi alloggi popolari. L'iter era stato aperto nel 2012 con la giunta di centrosinistra di Domenico Lombardi, ma poi si era arenato per tornare all'ordine del giorno dopo una nuova sollecitazione dell'attuale amministrazione di Alberto Giovannetti all'inizio del 2020. È stata votata e passata all'unanimità la delibera che consente la modifica dell'area in via Bugneta da edilizia convenzionata a edilizia sovvenzionata. Erano dagli anni 70 che non si realizzavano nel territorio di Pietrasanta, abbiamo cercato di migliorare offrendo alla cittadinanza, da quando ci siamo insediati, altri alloggi che sono stati quelli modificati dall'emergenza abitativa di via Provinciale Vallecchia, e stiamo continuando nel passaggio da alloggi di emergenza popolare a alloggi di residenza pubblica, e con la realizzazione di questa nuova area in via Bugneta potremmo contare a breve, mi auguro, quindi nell'arco di un anno spero, di contare su nuovi altri 8 alloggi per arrivare a un complessivo 9 alloggi di circa 20. Attualmente a Pietrasanta sono 272 gli alloggi popolari gestiti da ERP. Il comune sta inoltre assegnando altri 5 alloggi delle ex case parcheggio. A Camaiore martedì 14 aprile partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio sul retro del Palazzetto dello Sport. Siamo in centro a Camaiore, come vedete da questa immagine aerea. Il progetto prevede anche la riqualificazione urbana della zona e la realizzazione di un nuovo tratto di strada che collegherà la zona di sosta di Piazza Rodolfo Rosi, dietro lo stadio comunale, alla nuova area. Il nuovo parcheggio prevede 18 nuovi stalli di sosta e attraverso un percorso pedonale sarà possibile accedere direttamente al centro di Camaiore. L'intervento poi proseguirà
prosegue con la riqualificazione del parcheggio davanti al Palasport in via Stadio, spostando l'attuale recinzione dell'impianto sportivo per ricavare 7 stalli in più. In totale ci saranno 25 nuovi posti auto. Lo sport è fermo, come sapete, campionati che sono stati fermati e poi annullati, come quello di hockey su pista, ma c'è una serie di interrogativi che restano per le società in campo, come il CGC Viareggio, interrogativi sulla prossima stagione. Ce ne parla Roy Leppole. Il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, in questa fase forzata di sosta dell'attività dell'hockey su pista a causa del Covid-19, si pone alcune domande su quello che potrà essere il futuro. Prima di porsi dei quesiti su cosa faremo, su cosa sarà, premesso che i tempi sono e saranno lunghi, sarà necessario verificare alcuni aspetti che potrebbero condizionare non poco anche chi volesse e pensasse che tutto resterà come prima. Pongo subito alcuni quesiti al di là delle scelte di ogni associazione, ma la federazione con il suo presidente come crede di intervenire nei confronti di quelle associazioni che continueranno a certi livelli, ma meglio ancora con le associazioni che continueranno l'attività di hockey su pista? Intanto dovrebbero azzerare da subito le famigerate multe, azzerare i costi di tesseramento, organizzare i vari campionati a livello regionale lasciando libere le associazioni che non volessero partecipare alle fasi finali di decidere senza sanzioni, cancellare le obbligazioni e tra queste la Serie B per chi farà la Serie A, lasciando la facoltativa, cancellando poi l'obbligatorietà per le squadre giovanili della Coppa Italia o se fatta tutta a spese della federazione. Un discorso poi Palagi lo indirizza per quanto riguarda la capienza dei palazzetti. Saremmo certi di poterli utilizzare a seconda della loro capienza? Siamo sicuri che non ci saranno prescrizioni precise, visto che si parla delle regole di distanza fra persone per dei mesi? E gli sponsor, come si comportano? Porteranno. Gli stranieri per le squadre che utilizzeranno potranno arrivare senza autorizzazioni particolari? È importante cominciare ad affrontare tutte queste problematiche. Sono ben accette idee concrete e serie e magari Palagi auspica che ci potesse essere anche qualche risposta ai suoi interrogativi. Amo chiamarla io. Davvero tante le incognite dunque per il mondo sportivo. E c'è una canzone per sopravvivere durante questa pandemia in attesa che tutto si risolva, in attesa che tutto passi, un messaggio straordinario di speranza, quello raccolto da Luca Bassanese, voce popolare del Carnevale di Viareggio, cantautore vicentino, il suo videoclip già spopola sul web. Non uso mascherina, non uso candeggina, resto chiuso in casa e aspetto domattina. Vedrai che passerà, quanto tempo ci vorrà, chi lo sa, ma mi dico passerà e passerà. Una canzone di sopravvivenza per combattere l'isolamento sociale in tempo di Covid-19, così definisce questa sua ultima estemporanea creazione musicale Luca Bassanese, cantautore vicentino molto amato a Viareggio per i suoi popolarissimi brani che accompagnano da anni i carri del Carnevale delle Big Roger. Passerà Survival Song, il titolo del resto dice tutto, un inno di positività in mezzo a tanta tristezza, una piazza virtuale frutto non solo dell'indiscusso talento di Bassanese e di Stefano Florio, ma anche del contributo di tantissime foto e video fatti in casa da grandi e piccoli, come dagli immancabili amici della Compagnia del Carnevale, dai medici fisioterapisti del Versilia o dal fan club I Sognatori. Il videoclip, neanche a dirlo, ha già contagiato il web in pochi giorni. Oggi ti prego, oggi no, mi sento vivo, oggi voglio stare vivo, oggi voglio stare vivo, oggi voglio stare vivo col pensiero positivo. E passerà, passerà, si vedrai che passerà, quanto tempo ci vorrà e chi lo sa, ma passerà, passerà, si vedrai che passerà, tu mi chiedi come, quando, non lo so, ma passerà. Parliamo di noi adesso e di Rotocalco Versilia, in particolare la nostra rubrica dedicata a tutto il bello che c'è, che non si ferma nonostante questo periodo difficile e diventa una finestra su tutto il bello che c'è nelle nostre case. Piccole esibizioni di canto e di musica, ricette, saluti, consigli degli esperti, salute e benessere, giardinaggio, bellezza e molto altro per affrontare al meglio su Noi TV queste lunghe settimane. E per la prima volta sono i telespettatori da casa, i veri protagonisti che inviano a noi i propri video. E tutto questo
spesso aspettando di poter tornare nelle strade, nelle piazze, nei locali con le nostre telecamere per raccontare il meglio della Versilia e non solo. Mercoledì è andata in onda la prima puntata di questa nuova serie di Rotocalco Versilia. Prossimi appuntamenti sabato 11 aprile alle 22:55, domenica 12 aprile alle ore 20. Ci fermiamo qua, una piccola pausa, tra poco di nuovo insieme le notizie da Lucca e dal resto della provincia. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Per sostenere le fasce più deboli in questa lotta al coronavirus arriva un contributo importante dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca. Sentiamo i particolari. Contributi per oltre 1 milione di euro alle categorie più deboli. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha definito i sostegni che arriveranno a enti, istituzioni, associazioni, molte delle quali impegnate in questi giorni nella lotta al Covid-19 sul territorio della provincia di Lucca e che nei mesi scorsi hanno partecipato al bando Categorie Sociali Deboli e Salute Pubblica, presentando progetti per il 2020. Proprio la fase emergenziale che stiamo vivendo ha infatti orientato criteri e priorità con cui il CDA della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, riunito in streaming, ha deliberato i contributi per un totale che supera il 1 milione di euro. Sono stati assegnati stanziamenti di importo superiore a quello degli anni precedenti alle realtà direttamente coinvolte in questo frangente di urgenza e grande sofferenza del sistema sanitario e assistenziale. Ma le risorse andranno anche a sostenere il proseguimento delle attività ordinarie di molte associazioni del terzo settore, alcune già fortemente sollecitate in questi giorni drammatici, altre fondamentali per supportare le situazioni di fragilità che inevitabilmente emergeranno nei mesi a venire. Confermati in questo senso anche i contributi a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale in vari paesi del terzo mondo. Risorse dunque per chi si impegna quotidianamente per la salute e la sicurezza degli altri, che seguono gli stanziamenti d'urgenza grazie ai quali la ASL Toscana Nord-Ovest ha potuto acquistare attrezzature e presidi sanitari per 500.000 euro e che precedono nuovi interventi attualmente allo studio della Fondazione a supporto del tessuto sociale ed economico della provincia, profondamente segnato da questa situazione di crisi. E sul fronte sanitario arrivano i tamponi in auto anche per le donne a fine gravidanza. Sentiamo. Anche le donne in gravidanza a termine a Lucca saranno sottoposte al tampone in auto drive-thru per il coronavirus. Un'iniziativa della ASL Toscana Nord-Ovest, resa possibile dalla collaborazione tra il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lucca, le ostetriche lucchesi e la zona distretto della Piana di Lucca. L'attività autorizzata dalla Direzione Sanitaria di Presidio è stata predisposta per venire incontro alle esigenze delle donne e ovviamente per ridurre il numero delle pazienti ricoverate in ostetricia senza tampone. Le ostetriche segnalano alla zona distretto i nominativi e i recapiti telefonici delle donne a termine di gravidanza, che vengono chiamate direttamente dal personale infermieristico territoriale che si occupa ogni giorno del drive-thru alla Cittadella della Salute del Campo di Marte. Possibilmente il tampone viene fissato già per il giorno successivo ed eseguito direttamente alla persona che può restare a bordo della propria auto. Sono tanti, lo diciamo spesso, i gesti di solidarietà, soprattutto per gli operatori sanitari impegnatissimi in questo momento. Arrivano anche delle uova di Pasqua speciali donate dall'Associazione dei Carabinieri. Vediamo. Sin dall'inizio dell'emergenza, i volontari del Nucleo Provinciale Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri Lucca e del Nucleo Lucca Nord sono stati impegnati su molteplici fronti, rispondendo presente ad ogni richiesta venuta dal Centro Operativo Comunale di Capannori ed anche dal Centro Operativo Intercomunale di Piano di Gioviano in media valle del Serchio. In questi giorni anche un servizio sicuramente più lieve grazie ad una collaborazione che la Protezione Civile dell'ANC ha stipulato con Caffarel, azienda specializzata nella produzione dolciaria. Questa realtà ha deciso di rendere più dolce queste festività alle porte per chi è costretto dall'emergenza sanitaria a trascorrerla separato dai propri affetti ed a lavorare sul fronte degli ospedali. L'attività che si fa stamattina è per merito della Caffarel, che ci ha dato la possibilità di distribuire a tutti i plessi sanitari della regione Toscana e anche del resto d'Italia un omaggio al personale dedito in prima linea in questa emergenza Covid. Oltre a questo noi abbiamo altre mansioni ben specifiche, esempio
In queste giornate siamo impegnati nella distribuzione delle mascherine, oltre a partecipare quotidianamente a quello che è il servizio COI, Centro Ordinamento Intercomunale, e al COC dei vari comuni della zona. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono alla consegna avvenuta mercoledì presso l'ospedale San Luca di Lucca ed in particolare a quella che giovedì è avvenuta presso l'ospedale San Francesco di Barga. Uova di cioccolato e colombe sono state consegnate direttamente nelle mani di alcune rappresentanti del personale sanitario dei reparti, alla presenza anche del primario di riabilitazione, dottor Ivano Maci, e in rappresentanza dell'azienda, della dottoressa Romana Lombardi. L'ospedale no Covid, quindi dobbiamo screenare tutti i pazienti prima che arrivino, ma ci costa molto, perché non è che c'è scritto in faccia no Covid, quindi fare i tamponi, cercare di isolare i casi sospetti quando sono in reparti, ha richiesto un grande lavoro e una grande freddezza. Loro l'hanno avuta e la stanno avendo in maniera... veramente, come dire, importante. La consegna di colombe e uova di Pasqua da parte dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri è avvenuta anche all'ospedale della Versilia e all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana. E andiamo proprio in Garfagnana adesso con le nostre immagini. Immagini davvero spettacolari di questo video promosso dall'Unione dei Comuni della Garfagnana per promuovere il territorio e guardare così già al dopo emergenza. Con queste splendide immagini noi ci fermiamo ancora, una brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme per gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati, non abbiamo aggiornamenti di cronaca, dunque ci fermiamo qua con questa edizione del TG Noi Versilia. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buona serata.